E ciao ragazzuoli, benvenuti o ben ritornati qui nel mio canale. Io sono Rick, rieccoci qui con un nuovo video. Come potete vedere dallo sfondo della mia scrivania, andiamo a fare un unboxing. Andiamo a vedere insieme il tanto atteso Assassin's Creed Syndicate, per l'occasione la Rooks Edition, che è l'edizione intermedia. Non è la Day One Edition, quindi il gioco standard, e non è nemmeno la versione Charing Cross oppure Big Bang, che sono quelle con la statua del personaggio principale. Ho scelto questa qui, che è una via di mezzo, perché comunque sinceramente sono un po' stufo delle versioni di Assassin's Creed, delle collector di Assassin's Creed, le trovo tutte abbastanza uguali, senza contare il fatto che comunque si possono trovare senza grossi problemi scontate dopo qualche mese. Comunque, sono sempre belle edizioni, però avendo già un paio di statue di Assassin's Creed a casa, ormai diciamo che evito, ecco, preferisco prendere la versione intermedia, già il secondo anno che lo faccio, l'anno scorso l'ho fatto con Unity, perché comunque contiene tutti i bonus tranne la statua, appunto tutto quello che contiene la versione più la versione collector, ecco. Comunque nulla da dire ragazzi, se avete acquistato quella benissimo, perché insomma sono comunque belle edizioni, ripeto, questo vale per me. Bando alle ciance, andiamo un po' a vedere, scusate un po' i riflessi. Allora, l'edizione Rooks è abbastanza grossa, nel senso che comunque è un bel pacchettozzo con questo simil questa tramatura simil mattone, no? Simil muro di mattoni, e tutto in cartone ovviamente. Andiamo a vedere dietro, ragazzi, che cosa ci racconta la retrocopertina. L'oppressione deve finire. Londra 1868, in piena rivoluzione industriale, vesti i panni dei gemelli assassini Jacob e Ivy Fry e prendi il comando della tua organizzazione criminale, combattendo contro coloro i quali opprimono la tua, scusate, la classe operaia. Combattendo co contro coloro i quali opprimono la classe operaia. Vabbè, un italiano un po' forbito, un po' strano, un po' strano. Coloro che opprimono. Vabbè. Bando alle ciance. La tua missione: prendi il controllo della città di Londra. Insegui gli obiettivi a bordo dei velocissimi mezzi di trasporto presenti nel gioco, velocissimi mezzi di trasporto del 1800, mi fa un po' ridere. Basta spade da sguainare, fatti strada tra i nemici con il combattimento corpo a corpo. Benvenuto nell'era moderna, arrampicati e corri tra gli edifici con il nuovo lanciacorda. Questa è l'innovazione maggiore del gioco, fondamentalmente per quanto riguarda gli spostamenti. Oltre alle carrozze abbiamo anche questa specie di rampino. Andiamo a vedere un po' la Rooks Edition che cosa contiene. Allora, contiene la colonna sonora ufficiale del gioco, un artbook e la doppia mappa di Londra. In più si ha due missioni aggiuntive: il complotto di Darwin e Dickens aiuta gli uomini più influenti di Londra a cambiare il mondo. E poi abbiamo treno fuori controllo. Riprendi il controllo del treno impazzito prima che sia troppo tardi. Andiamo a vedere un po' le specifiche tecniche, diciamo così, del gioco, le specifiche richieste. Un giocatore, 50 giga di spazio minimo su hard disk, quindi è un bel po'. Funzione di vibrazione, ok, risoluzione fino a 1080p e riproduzione remota supportata su PlayStation Vita. Vi ricordo che per quanto riguarda le versioni PlayStation 4 e PlayStation, che tra l'altro sia PlayStation 4, si ha in esclusiva 10 missioni chiamate The Dreadful Crimes, quindi i crimini terrificanti, insomma, spaventosi. Allora, andiamo ragazzi ad aprire la confezione, andiamo a togliere il nastro se ce la faccio, perché su col taglierino, niente, non vuole saperne di aprirsi in maniera fluida, diciamo così, ma con tutti i mille pezzettini. Allora, ok, spostiamo un po' in qua il tutto. Ok, allora togliamo la sovracopertina. Allora abbiamo la
Quello che ci si presenta è questo pacchetto con questa croce, molto carina diciamo l'immagine, nel senso che, vedete, è lucida, mentre il resto ovviamente è opaco, è un cartoncino opaco. In più ha questa apertura che suppongo si apre così, sì. Oh, molto molto carina, vedete ragazzi? Molto carina. Dentro c'è la Special Edition, che è praticamente, credo, la Day One Edition, insomma. Andiamo a vederla dopo. Abbiamo la colonna sonora, fisica, cosa che io apprezzo molto, apprezzo decisamente. Quindi vi faccio vedere. È un po' scuro, spero vediate. È un po'. Sono tutti i brani presenti, sono 30 brani, quindi insomma, non male. Dopodiché abbiamo la mappa. Non ci starà, ragazzi, nell'inquadratura, scusatemi, ma tanto la apro per farvela vedere. Allora, la mappa è così, per farvi vedere quanto è grande. Farvi capire, la mia mano è così, quindi insomma, sarà un 35 centimetri per 50. Quindi è una bella mappona. Tra l'altro è di un cartoncino davvero molto spesso, molto molto bello al tatto. Allora, da una parte ha la mappa, ovviamente. Vedete la mappa di Londra. E dall'altra c'è una specie di pubblicità. Molto simpatico. Andiamo poi a vedere, tolgo un po' di cose, questo devo toglierlo così perché sennò domani siamo ancora qui. Questo è l'artbook, classico artbook che troviamo in tutti gli Assassin's Creed, con quella trentina di pagine. Molto carino davvero la texture, diciamo così, la copertina con il marchio ovviamente in rilievo, molto molto bello. The Art of Assassin's Creed Syndicate. Andiamo a vedere, ragazzi, dentro. Scusate un po' per i riflessi, ma le pagine sono davvero molto lucide, quindi scusatemi. Ecco qui abbiamo. Facciamo così, togliamo il cartoncino sotto la scatola e andiamo a vedercela così. Sì, dai, direi che è decisamente meglio. Vediamo i nostri protagonisti. Iniziano ad esserci le armi, vedete, di un certo tipo. Qui abbiamo il guantone con la lama celata. Westminster, quindi qua abbiamo i luoghi. La città di Londra, vedete. Sono belli artwork, non c'è niente da dire. Whitechapel. Adesso quando sento Whitechapel mi viene sempre in mente The Order 1886, che era ambientato proprio lì. Southwark. E così via. Siamo quasi alla fine. Lambeth. Già che ci sono, ve lo faccio vedere tutto. Il Tamigi. Bella questa, davvero molto molto carina questa immagine qua. Forse la più bella. Con lui appollaiato, col protagonista appollaiato, uno dei protagonisti appollaiati a guardare il porto. Ok. Allora, andiamo a vedere. Il gioco vero e proprio, qui ci ricordo ovviamente, questa è la copertina classica del gioco, Special Edition, include il complotto di Darwin e Dickens, 10 missioni su PlayStation 4 e non ci dà quella del treno, non ci dice quella del treno, ma vabbè, ci sarà sicuramente. Ok, dietro è la stessa cosa rispetto a quanto visto sulla copertina, si è spaccato il mio amico
cui faccio affidamento sempre per aprire le confezioni, ovvero l'accetto, la linguetta, quindi sono un po' in difficoltà. Ok, vuoi essere a posto. Ok, scusate un po' di difficoltà tecniche, ma allora abbiamo il gioco, ovviamente, con la pubblicità del Season Pass disponibile ora di Assassin's Creed, ovviamente Syndicate, che praticamente sono delle storie di Jack lo Squartatore e le missioni dell'ultimo Maharaja. Vabbè, poche cose che ci interessino. E qua abbiamo. Allora, qui abbiamo un semplicissimo manuale, che sono le classiche due pagine, che non hanno nulla del manuale. Qui abbiamo la pubblicità delle action figure, diciamo così, e dei libri. E qui abbiamo all'interno, sono due pagine, all'interno c'è ovviamente, ci sono i codici per le 10 missioni aggiuntive e il complotto di Darwin e Dickens e anche il treno fuori controllo, che stranamente non viene menzionato sulla copertina. Oh, scelta un po' strana, non capisco come mai non pubblicizzarla, ma comunque evidentemente hanno reputato che fosse giusto così. Non lo so, non so il perché, francamente, però vabbè. Ok, ragazzi, andiamo un po' a sistemare qui tutto il contenuto di questa edizione. La Rooks Edition, quindi ricapitolando, che contiene il gioco, ovviamente, in Special Edition, la mappa e un poster praticamente del gioco. L'artbook e la colonna sonora, ragazzi. Nel mezzo, dai, sta nel mezzo, classica limited edition, dai, diciamo così, classica, standard, ma comunque, insomma, già che ci sia la colonna sonora non è male, e comunque le missioni extra della special edition fanno comunque scena, diciamo così. I DLC che ci sono dentro comunque aiutano a rimpolpare un po' già i contenuti e a non farli piangere, ecco, di dover comprare contenuti extra in più. Bene, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video. Lasciate un mi piace per farmi capire se avete gradito. Lasciate un commento per dirmi la vostra sul gioco, se lo comprerete, se che cosa pensate un po' della saga, come sta la piega che sta prendendo negli ultimi anni. Lasciate un mi piace anche alla pagina di Facebook che trovate in descrizione. Noi, come al solito, ci vediamo a un prossimo video. Ciao, ragazzuoli!